a Scandiano, provincia di Reggio Emilia, hanno deciso invece di fare da sé. Ma visto che di semafori da sostituire ne avevano soltanto due, si sono spinti un po' più in là e hanno scoperto che i LED possono essere usati anche per dei lampioni come questi, che adesso illuminano l'incrocio più trafficato del comune. Ogni lampada è sostanzialmente formata da 180 LED da 1 watt. Al posto di queste due robe qui c'erano lampade a vapore di sodio a 250 watt cada una, che sono già le più efficienti del momento. La sperimentazione iniziale ci ha consentito solo in questo incrocio sicuramente di poter avere una riduzione di oltre il 50% derivante dal numero inferiore di watt, no, delle lampade installate a LED, 180 watt anziché i 250 watt che avevamo a lampada precedentemente, e derivante dal fatto che l'illuminazione più puntuale degli impianti a LED ci ha consentito di ridurre da 8 a 6 gli impianti che illuminavano questo incrocio.